Alessandro Colautti, ripartire dal futuro, le nuove povertà, pensioni, qual è il punto di vista dalla sua posizione? Beh, è chiaro che stiamo vivendo, ormai parlare di crisi, insomma, mi sembra quasi prendere in giro la situazione, è una grande trasformazione, però penso che continuare a piangerci addosso purtroppo non serve molto. È chiaro che i temi che abbiamo di fronte sono questi, una grande platea, ahimè, di giovani e anche non giovani che non ce la fanno, e quindi la necessità di mettere in pista anche strumenti economici che questa regione, che non dimentichiamoci, ha delle possibilità proprie, possono generare delle condizioni anticicliche, possono quindi dare risposta a queste situazioni di difficoltà in cui stiamo vivendo ormai da tanto tempo. La politica deve essere, da questo punto di vista, più vicina alla gente, cercare di snellire le procedure, cercare di trovare nuove forme, appunto, anche come quella che abbiamo approvato in Consiglio regionale, che si chiama CCPay, e cioè possiamo fare dei prestiti sociali, quello che le banche non fanno più. Questo è un modo anche per così agevolare i consumi, dare fiducia alle persone, e quindi questo ad esempio è un progetto innovativo che recupera le vecchie casse peote, le modernizza, cioè le dà la possibilità alla gente di poter anche fare la spesa banalmente, oppure i piccoli acquisti, i microcrediti, tutte queste iniziative che io credo siano una risposta, ad esempio, originale della nostra regione a queste tematiche che, ripeto, sono così importanti, ma io credo che dobbiamo, insomma, non dico guardare con fiducia così, ma non vale la pena neanche solo piangerci addosso, dobbiamo metterci tutte le generazioni, quelle che possono aver anche sbagliato, quei giovani, creare veramente un grande momento collegiale, perché solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione che, ripeto, è di grande trasformazione. Una parola, secondo lei, che da questo profilo, insomma, identifichi il futuro? Una parola sola. Lavoro, e responsabilità e unità. Contessi, secondo lei come sviluppiamo dal suo punto di vista il futuro? Fa una bella domanda, avessi la risposta certa ne sarei felice. Oggi viviamo alla giornata e quindi dobbiamo capire giorno dopo giorno dove possiamo incidere per cercare di risollevare un settore che oggi come oggi iniziamo al punto zero. Secondo lei una parola che possa identificare il futuro dal suo punto di vista privilegiato, quello degli industriali? Ma direi due parole. Uno, cercare di fare gruppo, quindi cercare di mantenere quei pochi lavori che ci sono, mantenerli tra i nostri confini per dare una possibilità alle imprese locali di non sparire dall'elenco delle aziende che operano ancora. E poi dobbiamo pensare assolutamente a sviluppare un centro per il recupero degli immobili, diciamo, anteterremoto, perché oggi ci sono le tecnologie tali da poterlo fare lasciando le persone in casa. In una parola sola? Rinnovare, diciamo, tutta quella parte di strutture immobiliari che non sono adeguate più ai nostri giorni. Roberto Moradore, lei rappresenta una categoria importante dei sindacati. Come vede in questo momento, quando si parla di nuove povertà, di sicurezza che produce economia? Ma insomma, che ci sia un disagio sociale, una povertà crescente, lo dicono i numeri, purtroppo, ma dietro i numeri ci sono persone che soffrono, famiglie che sono in difficoltà. Basti pensare al Banco Alimentare e di quanto è cresciuto in modo esponenziale l'aiuto che dà il Banco Alimentare alle famiglie, anche autoctone, non soltanto gli immigranti. Per quanto riguarda l'edilizia, il settore edile è un settore importante, ma non tanto e non solo per ragioni sentimental nostalgiche, i friulani, la casa, il mattone, i friulani ottimi muratori, ma per ragioni economiche e occupazionali vere. L'edilizia è un settore che da sempre e anche oggi trascina con sé altre attività e altri comparti produttivi. Ecco perché è importante rilanciare l'edilizia, che ha subito un tracollo in questi anni, un tracollo vero e proprio. Un'edilizia che non sia come nel passato, ci mancherebbe altro, un'edilizia che tira su nuove case, grattacieli, che cementifica, no, basta. Un'edilizia che ristrutturi il patrimonio abitativo esistente, civile, e anche gli edifici pubblici, rendendoli più sicuri
e siamo una zona sismica, per cui la sicurezza è importante, e anche che renda le dimore delle persone, delle famiglie e gli edifici pubblici meno energivori, perché insomma risparmiare energia non pare una buona cosa per l'ambiente. In una parola sola, il come vede lei il futuro, la parola del futuro? Il futuro è ripartire dal territorio per renderlo vivibile, fare economia nel territorio, fare economia del territorio. Forse oggi il tema più difficile sulle nuove povertà, sul futuro, come la vede? Il Friuli è molto più povero di 10 anni fa, molto più povero di altre regioni italiane, ne esce molto male da 10 anni di crisi. Il territorio è peggiorato dal punto di vista della qualità e della capacità anche di riavviare un ciclo produttivo. Io credo che una strategia di forte intervento sul territorio e quindi sull'edilizia, sul capitale fisso sociale, sulle opere pubbliche, sulla sicurezza sia indispensabile proprio per riavviare questo ciclo economico e di nuovo valore sul territorio. Una parola che riassuma il futuro secondo lei? Rigenerazione territoriale.